Giovino, consigliere delegato della città metropolitana, oggi si propone un osservatorio per far sì che la città metropolitana diventi un'unica smart city. Sì, innanzitutto diciamo, si propone un osservatorio che non è diciamo, un osservatorio che cerca di solo ed esclusivamente di dare delle informazioni, ma cerca di essere operativo come un obiettivo per migliorare un sistema diciamo, di città intelligente al fine di migliorare quello che è il sistema della qualità della vita. Lo facciamo fortunatamente in un terzo millennio, un millennio che si affaccia con grande opportunità, ci sentiamo come dire, una delle città strategiche, siamo la terza città d'Europa e cercheremo di non essere fanalino di coda ma di essere quel faro intelligente per una città che ha grandi vivacità, grandi risorse nel campo economico, nel campo turistico, ma soprattutto in un grande processo di umanizzazione. È sì vero che sia l'informatica che la comunicazione e l'informazione sono ormai costantemente in linea, ma noi dobbiamo essere bravi a dare ai cittadini la capacità di rendere sintesi affinché quei servizi che vengono regati vengono recepiti e vengono costantemente monitorati da chi ha il compito, come me ma come tanti che in futuro parteciperanno all'osservatorio, di guidare un processo informatico, digitale e tecnologico idoneo a migliorare la sanità, perché ci saranno anche qui presenti giovani medici, quindi proveremo a fare una simulazione di trasferire attraverso un drone un eventuale defibrillatore o un soggetto o un apparecchio idoneo in caso di difficoltà, quindi ci struttureremo in questo mondo affinché la città metropolitana di Napoli dia come sempre risposte importanti al territorio nazionale in Europa.